Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Super Easy Italian. Questo è mio padre Mike. Ciao. Lui è venuto a trovarci qui a Milano e sarà il mio assistente. Ci aiuterà a capire come parlare delle cose che stiamo facendo in italiano. Andiamo? Let's go! Ciao! Mike sta facendo colazione. Mike sta parlando con Katie. Mike sta bevendo un cappuccino. Mike sta camminando con Miriam. Mike sta parlando al telefono. Mike sta ancora camminando. Adesso Mike sta riposando. Mike sta posando. Mike sta guardando i palazzi. Mike sta bevendo una cioccolata calda. Mike sta dormendo. Mentre Mike riposa, volevamo invitarti a unirti alla nostra comunità Patreon, dove troverai materiali come trascrizioni e quiz per aiutarti ad imparare meglio da questa lezione. Mike sta passeggiando nel mercato. Vuole comprare frutta e verdura. Mike sta pagando. Grazie, Mike. Mike sta tornando a casa con la spesa. Mike, Miriam e Katie stanno attraversando la strada. Mike sta mangiando un mandarino e sta facendo finta di non vedere la macchina fotografica. Mike sta tagliando la cipolla per fare un risotto. Mike sta cucinando. Stiamo mangiando il risotto che ha fatto Mike. Buono. Mike sta visitando la città. Mike sta cercando un regalo per sua moglie. No, no, ha deciso di no. Stiamo facendo colazione tutti insieme. Per parlare di un'azione che facciamo al momento, usiamo il verbo stare. Io sto, tu stai, lui, lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno. Poi, se il verbo finisce in are, per esempio andare, camminare, mangiare, parlare. Are diventa ando. Quindi andando, camminando, mangiando, parlando. Invece, se il verbo finisce in ire o ere, diventa endo. Per esempio, Mike sta dormendo. Dormire diventa dormendo. Anche per esempio con ere, prendere, prendendo. Mike sta
prendendo un caffè. Poi ci sono alcuni verbi irregolari, per esempio facendo. Fare diventa facendo. Quindi, riprendendo l'esempio del caffè, si potrebbe dire Mike sta facendo un caffè. Un altro verbo irregolare è il verbo dire, che diventa? Dicendo. Per esempio? Mike sta dicendo a Katie che ha fame. Perfetto. Spero che vi sia piaciuto questo episodio e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ciao!